meglio stasera, baby. Il presentatore serio, professionista, come ha fatto Enrico prima? È vero, sì. Benvenuti, un applauso. Hai ragione. Un applauso, adesso lui l'ha già fatto lui, perché. Okay. Però simpatico. Hai ragione. Non so, interpreta il testo. Bach di dov'è? Di dov'è? Beh? Di Belluno? Di Cortina. Tedesco! Tedesco. Leggilo con inflessione tedesca. Eine kleine Minuten. Di Johann Sebastian Bach. Hans Veit Pampinen alla messa. Come fanno a presentare una persona importante? Ve lo svelo, sì. Usano una tecnica, sì. Per dire un nome altisonante si mette un pezzettino di lingua in mezzo ai denti. Quella di Del Noce. Da volta sentirete la differenza. Sentirete come fa via. Signori, suonerò per voi Eine kleine Minute di Hans Sebastian Bach. Motorino, questo sei tu. Te ti alzi e fa piccolo motorino, lui c'ha un Kawasaki biturbo, 16 valvole, sedili in pelle, t'ho visto arrivare con la Dacia, scusa, ma è per finta, abbiamo speso 10.000 euro. Ma io, vabbè, è un esempio, così è ovvio che non ce l'ho il motorino. Ho detto una cosa, mi metto qua. Tra l'altro voi Giacomo lo vedete così, ma lui ha fatto, pensate, 2 anni di corso. 2 anni e mezzo di corso. Ah, scusa, 2 anni e mezzo di corso. 3, esagera, dai. La gente, fammi fare una bella figura. 3 anni di corso per fare i rumori con la bocca. Sì. Oh, è bravissimo a fare i rumori con la bocca, sentirete. Posso... Solo con la bocca li faccio rumori, signora. Certamente. Ma la signora ti ha fatto così, no? Giuro. Quindi a un certo punto io ti dico. E forse è il caos. Sudoku, vero? Sudoku, ma non poco, è vero? Quindi a un certo punto io ti dico, sì. Atmosfera, atmosfera. E te con la bocca mi fai l'atmosfera. Perfetto. Non lo so, io non è a posto. Non lo so fare. È un po' andato, però okay. Vabbè, sì. Bene, motorino Kawasaki, bravo. Esagero. Allora, la ragazza che corteggerò, che chiaramente non c'è questa sera, sì. Facciamo finta che sia la ragazza qua in seconda fila con gli occhiali, facciamo finta che sia lei. Questo qui ha un Kawasaki biturbo, guarda, esagero, l'ha parcheggiato a Cortina, è venuta a piedi. Esatto, sciando. Con le ciascole. No, ma non ho detto niente, ho detto questa ragazza qua, cosa c'entra il Kawasaki? Ho esagerato. Ma no, era un esempio di prima, di... Allora, siediti. Scusa. Devi esagerare quello che dico io, non esempi. Quello che dici te. Certo. Non l'avevo capito, scusa. Ti chiedo spiegare tutto. Ti chiedo scusa, esagero quello che dici tu. Ok, perdonami. Ciao. Sì, ciao. Buon Ferragosto, Buon anno. Buon Natale. Ma che buon Natale? Natale quando arriva, arriva, Buttati che morbido! Siediti. Come stai? Ti distingui dal luogo comune? Basta poco. Complimenti. Grazie. Non a te, complimenti, facciamo a lei dei complimenti. Scusa. No, volevo dirti che sei bellissima. Sì. Ci sono tante ragazze e tante signore belle questa sera, ma tu hai qualcosa di diverso, hai qualcosa che le altre non hanno. Sono finte! Gian Lorenzo! Sopra! 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 Venire la depressione. Mamma mia, no.
La depressione è una cosa brutta, bruttissima. La depressione è quando vedi tutto negativo. Sì. La depressione è quando ti senti una nullità. No, oh, perché guardi me, scusa, non è che casuale. La depressione sono quei giorni che anche quando una mosca si posa sulla tua spalla, tu la guardi e dici no, anche tu pensi che sono una merda. Ma non è così, ma non è così, dai, devi superare queste cose. La mia mamma è una persona nervosa, nervosissimissima. In macchina la mia mamma dice sempre: fai piano! Frena! Lasci tu! Perché non lo so? E sta guidando lei, eh? Ma non è serio. Questa è la storia di un alpino e del suo fatal incontro. Bene, ascoltiamola. Qualcuno l'ha già sentita. Per Gina, per dedicata a Gina. Tutti loro. Gina, Nina e la sagra. Vuoi venire qua, Gina? Gina, fatti vedere, stai qua con noi? Gina, vieni! No, poi quando finiamo vieni su. Dai. Allora va, Gina! No! No! Ti stanno riprendendo, guarda. Ti stanno riprendendo. Mi metto qua, guarda. Anche 20 anni di professionismo buttati sulla mano. Non ho detto niente, voi. È un'età. Un giorno l'alpino bribano si addentrò in una folta boscaglia in fondo a una vallata. Quella volta aveva bevuto parecchio e aveva oltrepassato ogni misurina. E si perse, beh, insomma, per usare le parole di Danta. Nel mezzo del nebbiù di nostra vita si ritrovò in una selva oscura che la dritta via aveva smarrita. Camminando barcollante rideva ed era seren del grappa. Subito fregandosi le mani disse: meno male che stamattina l'ho castellavazzo prima di uscire. Hai fame? Vuoi una minestra di farra? Una mel o un perarolo? Bribano rimase impietrito come un auronzo. Riuscì solo a balbettare: Taibon. Tu fuggi senza pensare, perché sennò finisci all'ospitale. Ma soprattutto non girarti mai. E bravo Francesco Damiano, i due attori. Grazie. Enrico Cimotto. Amici del canale. Noi vi ringraziamo, voi dovete diventare donatori. Ciao Damiano, grazie. Ciao. Come on.